Salve e bentrovati. Dopo la scorsa settimana, che era stata caratterizzata da una prevalenza di rialzi sui mercati europei, gli indici archiviano questa prima seduta a diverse velocità. I market mover della settimana sono gli indici PMI e trimestrali dell'Eurozona e degli Stati Uniti. In Italia, nello specifico, gli indici PMI composito e dei servizi migliorano a gennaio rispetto a dicembre, registrando il primo incremento nell'arco di 6 mesi. Inoltre, le performance dei bancari, come vedremo tra poco, in primis quelle di Unicredit, sostengono vigorosamente Piazza Affari, che prova a testare nuovi massimi assoluti. L'indice FTSE MIB, per esempio, a metà seduta sfiorava i 31.000 punti e ha chiuso poco sotto, con una crescita dello 0,76% circa. Il DAX, invece, con un andamento altalenante, cede alla fine lo 0,12% sotto ai 16.900. A Wall Street, dopo i rally di venerdì, grazie ai risultati trimestrali di Meta più 20% e Amazon più 7,8% circa, gli indici in questa prima seduta di settimana si avviano lievemente sottotono, con cali più o meno marcati. Il Nasdaq sta cedendo lo 0,65% in area 15.500, mentre il Dow Jones ritraccia di circa un punto percentuale sotto i 38.300. Dando uno sguardo al FTSE MIB, non si può non partire da Unicredit. Come dicevamo d'altronde poco fa, i conti record relativi al 2023 spingono il titolo verso un rialzo che a tratti era stato anche in doppia cifra, quindi superiore anche al 10%, anche se poi la variazione finale supera, come vedete anche dalla tabella, l'8%. Per ritrovare il titolo oltre i 29 euro per azione occorre andare indietro all'ottobre del 2011. Questi risultati hanno poi trascinato tutto il comparto, seppur con rialzi ovviamente non di questa portata. Si va per esempio dal più 3,81 di Monte dei Paschi, che recupera dunque ampiamente dai cali delle ultime due sedute, fino al progresso di BPerBanca, che guadagna quasi 2,5 punti, con una variazione molto simile a quella messa a segno da Intesa San Paolo. L'unico tra i 5 migliori che non fa parte di questo settore è ST Microelectronics, che guadagna anch'esso 2,5 punti circa, rimanendo sempre sopra ai 40 euro per azione, escludendo qualche breve istante nel corso della mattinata. Telecom Italia staziona invece in fondo al listino milanese, anche per via del calo dei ricavi da parte di Vodafone. Meno 3,26% la variazione di Tenaris. La terza piazza invece viene occupata da Iveco, che chiude a un soffio dal meno 3. La maglia nera dello scorso venerdì, ovvero Saipem, della scorsa seduta, la ritroviamo anche quest'oggi tra i peggiori, anche se non appunto in fondo al listino. A chiudere poi la lista c'è Inwit, che perde 1,5 punti abbondante. Note dolenti per quanto riguarda l'andamento della moneta unica europea rispetto al dollaro statunitense, che ricordiamo venerdì era scivolato velocemente in area 1,0780. Il cambio ritraccia ulteriormente nella giornata di oggi dello 0,45%, perlomeno in questo istante, rimanendo ancorato in area 1,0730. Alcuni analisti ritengono che il dollaro si sia rafforzato dopo la pubblicazione dei dati sull'occupazione statunitense in aumento. Proseguendo poi nella panoramica sui principali incroci valutari, troviamo l'euro sterlina in rialzo attualmente dello 0,42%, mentre euro yen cede qualche decimo di punto percentuale rispetto alla nottata di venerdì scorso. E ora la linea passa all'analista Pietro Riglia, che ci darà qualche consiglio Ospite operativo. delle interviste di TraderLink di oggi, Pietro Riglia, trader indipendente, ideatore del blog Un occhio sui mercati azionari, per dare come sempre uno sguardo agli indici. Ciao Rossana, buon inizio di settimana a tutti e veniamo da una settimana all'insegna degli acquisti per quanto riguarda i mercati europei. Wall Street 13 settimane positive nelle ultime 14, Piazza Affari rompe l'importante trading range, ne abbiamo parlato durante le scorse ottave, 30.000 supporti, 30.650 resistenze, ci spingiamo oltre la soglia dei 31.000 punti, grazie al settore bancario, ma grazie soprattutto a Unicredit che comunica un 2023 veramente eccezionale, un utile praticamente del 47% rispetto al 2022 e superiore due volte alle attese che il mercato si attendeva. Da
Da questo punto di vista è possibile che questo movimento possa proseguire, prossimi target 31.002, che è l'ampiezza di questo rettangolo in cui erano rimasti ingabbiati i prezzi durante le passate settimane. Ricordiamoci che questo ottavo è importante perché abbiamo indici PMI, ma poi soprattutto il mercato guarderà anche alle trimestrali americane, che sono stati quei dati arrivati innanzitutto da Meta e Amazon a spingere Wall Street a fare nuovi massimi durante il 2024. Tra i titoli sotto osservazione andrei a concentrarmi appunto sul settore bancario ed in primis con il titolo Banco BPM, perché lo vediamo sullo sfondo, c'è questo test di questa importante trend line ribassista che parte dai top di periodo. Dovessimo confermarci tra questi livelli, il primo target è area 5,20, ma il target ambizioso è il ritorno sui top area 5,40-5,45. Rimaniamo tra le blue chip con Stellantis, perché la news della settimana arrivata nel weekend è che il governo francese starebbe pensando ad un'importante operazione che vedrebbe coinvolta Stellantis appunto, ma Renault uscirebbe un competitor a livello globale che andrebbe a battersi con i più grandi competitor appunto presenti su scala globale. Da questo punto di vista, eventuali fasi correttive che riportassero i prezzi al test di questa trend line ribassista quasi identica a quella che abbiamo visto poc'anzi su BPM dovrebbe essere interessante per sostenuta per riportare i prezzi sui top decennali 21,90-21,95 euro. Ed infine andiamo su una mid cap, il settore è quello del Exaim e Grow, quindi con il titolo Altea Green Power, siamo nello storage, siamo nelle rinnovabili, titolo la cui tendenza di fondo è al rialzo, fase correttiva importante post piano industriale, ma la fase correttiva ha riportato i prezzi in queste prime ore della giornata a contatto con questi importanti supporti, i 7 euro. La tenuta dei 7 euro dovrebbe riportare liquidità al titolo, che già a metà giornata ha volumi pari alla media generale mensile, in direzione dei primi target 8,10, ma a proseguire l'area degli 8,50-8,60. Quindi in poche battute questa, cara Rossana, l'operatività sui tre titoli interessanti presenti a Piazza Affari, ricordando appunto che il mercato guarderà ai vari dati macro, ma soprattutto le trimestrali, sia da Wall Street ma anche dall'Italia. Perfetto, come sempre Pietro, io ti ringrazio per tutte quante le indicazioni, con te rimando l'appuntamento alla prossima volta. Ciao a tutti. Attivo. Grazie Rossana e grazie Pietro per il contributo, con cui termina anche l'appuntamento di oggi. Grazie anche a voi per averci seguito e arrivederci a domani con ulteriori aggiornamenti.